non ci sono Taddei, Rizzo, Giacomazzi, Fossati e Egazi. Questi quelli che. No, questa è la formazione. Questa è convocata. Quindi porti via anche Lignani? Sì, vengono Lignani, lo porto. Mendez? No, no, Mendez non viene convocato. No, perché Mendes sta facendo difficoltà, sinceramente, sia per la lingua, per adattarsi a noi, e sia anche a livello fisico. Quindi abbiamo mandato in primavera la settimana scorsa, fatto così così, poi anche mi sembra che va in nazionale, mi sembra, no? Sì, ora va nel senso. Quindi i convocati sono Amelia, Demagni, Fabinho, Baldan, Comotto, Crescenzi, Vinicius, Falcinelli, Faraone, Fazzi, Goldaniga, Kovacic, Lanzafame, Lignani, Loporto, Mantovani, Nicco, Nister, Parigini, Poveri e Verra. Questi sono i convocati. Senti, ti puoi fare una passeggiata? Vatti a fare una passeggiata. L'eclissi è un disastro. Sono quelle giornate che ti scombussano un po' tutto, no? E a Baidoni ha fatto questo effetto. Sempre, come diceva uno del Pozzino, è sempre colpa dei giornalisti. Sì. Noto come mai Taddei non è che c'ha, e a questo punto, anche se non è come a Frosinone, anche qui ci sarà un po' di turnover, è complicato. Ma a turnover, vabbè, siamo obbligati perché ci sono delle assenze tipo Egasi, tipo Fossati, Egasi per infortunio, Fossati per squalifica, e poi abbiamo Taddei che ha un problema al ginocchio e quindi non è partito. Non si è allenato per niente questa settimana e non può essere da partito. Sicuramente avranno spazio quelli che hanno giocato di meno. Visto che abbiamo una rosa abbastanza ampia, abbiamo sempre detto che abbiamo una rosa abbastanza ampia e competitiva per la B. Adesso spetteranno agli altri, quelli che hanno girato poco. Sarà un'ottima vetrina per mettersi in mostra e per rubare posto a chi non c'è. Mancando sia Fossati che Taddei, diciamo in questa stagione insomma hanno ricoperto il ruolo di regista, quali se c'hai diciamo alternative sia di uomini che di eventualmente assetto tattico. Ma guarda, io credo che per una partita uno si può sacrificare un ruolo, no? Quindi sicuramente chi si sacrificherà in quel ruolo non gli si chiederà la luna, ma solo di fare una partita attenta e intelligente. Quindi sia Valerio Valverde potrebbe ricoprire quel ruolo, lo stesso anche Nilsson che a Pescara un po' di volte Zeman ce l'ha messo, quindi vedremo. Domani scioglierò gli ultimi dubbi, sicuramente. Però non credo che una partita possa complicarci la vita se uno si cala in un ruolo che non è suo o che ha fatto Per una partita si può fare tutto, per una partita però dietro con la mancanza di Gazzi o ti affidi a Baldan o ti affidi a Mantovani. Vabbè, non c'è tanta scelta, abbiamo solo questi due, quindi bisogna vedere chi è più pronto, sicuramente. Baldan ha fatto un paio di spezzoni, Mantovani è più di un mese e mezzo che sta con noi, quindi credo che partiranno un po' alla pari, diciamo, tra virgolette, anche se Mantovani c'ha tanta esperienza e può darci una grande mano in questa partita. Comunque in caso adatterà un giocatore al ruolo di regista, non cambierà modo di giocare. Assolutamente sì, non cambierò modo di giocare, assolutamente, non vado a stravolgere equilibri perché manca un giocatore. È un ruolo delicato quello che manca, però sicuramente credo che sia Valerio sia Nisse possano ricoprire con molta tranquillità, anche perché Valerio a Palermo l'ha fatto diverse volte e Nisse, ripeto, anche a Pescara ci ha giocato. Vista in settimana, questa partita è stata ripetuta la partita della vita, quella di Avellino, lei è d'accordo?
partita della vita mi sembra un po' eccessivo. Comunque è una partita importante, sicuramente. Vincere, ci manca la vittoria fuori casa, ci manca dare un po' di continuità fuori casa, sicuramente. Normale che i punti presi fuori casa hanno più peso. Quindi un colpo fuori casa ci darebbe tanta una spinta molto forte, anche visto poi la partita in casa che abbiamo. Pensare comunque può essere uno scontro diretto questo, no? Perché vincendo, anche se è difficile, sarebbe a 3 punti dall'Avellino comunque. Sì, ma la classifica è corta lì davanti, siamo a 3 punti, a 6 punti, siamo tante squadre lì. Adesso inizia un mini campionato dove la squadra deve arrivare sempre al massimo, secondo me. Quindi è normale che loro... è una squadra un pochino più rodata di noi, visto che fanno più anni la B rispetto a noi, e in casa si sono sempre fatti rispettare, una squadra molto fisica. Però a noi ci manca questo risultato fuori casa, e sicuramente andremo lì per non fare la solita partita, quindi per cercare di portare via punti che per noi sono importanti in questo periodo. Mister, tornando al modulo, dunque, se non sbaglio, in mezzo al campo ci sono Nielsen, Verre, Nicco e Fazzi, ecco. E Lanzafame, che può farlo. E Lanzafame. Ecco, cioè tutti i giocatori che possono adattarsi, no? A parte Nicco, possono adattarsi a fare un po' tutto, e parte Nicco e Lanzafame, ma però ci sono degli altri che rappresentano delle certezze nel modo di Perugia, tipo Verre è abituato a fare bene quello che ha sempre fatto. Ecco, lei penserà nelle scelte di formazione a cercare di adattare un giocatore muovendo il meno possibile anche nelle certezze, oppure si sente costretto a rischiare qualcosa in più rispetto al passato? Ma sicuramente rischiamo qualcosa in più, quindi anche perché dobbiamo dare una svolta a questo campionato e quindi dobbiamo andare a far punti, quindi sicuramente rischierò sicuramente. Non mi accontenterò, ecco, questo è sicuro. Voglio una squadra che vada a fare punti con convinzione, e quindi sceglierò dei giocatori che mi possono dare qualità. Quindi anche cambiando modulo a giocatori che stanno lì, che sono in questo momento una certezza? Sì, sicuramente. Al di là delle assenze, quali sono le difficoltà della partita di Avellino? Ma guarda, è una squadra vista così, abbiamo visto le ultime 4-5 partite, è una squadra che non gioca tanto. Davanti c'hanno Castaldo, Trotta, Comi, cioè tutti i giocatori sbaffo. E sono molto bravi nelle seconde palle, attaccano lancio lungo, seconde palle, ed in casa si fanno rispettare a livello fisico. Quindi sicuramente troveremo un ambiente molto caricato, visto che anche lì non è che stanno attraversando un buon momento. Visto che hanno fatto tutta la settimana a porte chiuse, insomma, c'è qualche problemino, ce l'hanno anche loro. Però noi non dobbiamo un attimino cadere in provocazioni e fare la nostra partita, anche perché in campo si scendono 11 contro 11, quindi dobbiamo giocare come abbiamo sempre fatto, ma con molta più cattiveria sicuramente. Mi sembra di capire che le parole d'ordine sono capacità di adattamento e qualità. Allora mi domandavo, la capacità di adattamento di Amelia è più adatta alla panchina o al campo? Ma non c'entra niente Amelia in questo. Voi tirate fuori sempre i giocatori che stanno giocando meno. Vi piace accendere il fuoco, ma gioca sono che... domande, Andrea. Ma io ti conosco, domande. Dove vuoi arrivare? Io so dove vuoi arrivare. Quindi la squadra sta facendo bene, punto, finito, questa è la risposta. Non ho altre risposte da darti. Quando sarà il turno di Amelia lo vedrete in campo sicuramente. Si sta allenando bene, quindi Jan sta facendo bene, io non ho pregiudizi e non guardo né nome né cognome, l'ho sempre fatto e continuerò a farlo. Quindi devo salvaguardare un gruppo, devo mettere in campo una squadra equilibrata, devo stimolare i giocatori a dare sempre il massimo. Questo è il mio compito. Quindi, poi a volte uno ci riesce, a volte no. Però credo che in questi 3 anni, 2 anni e mezzo chiamano qui, abbiamo fatto grandi cose, quindi, con questo modo.
Però la domanda che ha fatto Moreno relativa al portiere, no? Non è che noi ci vogliamo tornare sopra. Cioè lei, Amelia sta facendo bene, è pronto, ma Koprivec merita di essere confermato, questo ci sta dicendo praticamente. Certo, Perché, ma sta perché davanti agli occhi di tutti che Jan sta facendo bene, credo. certo, no, 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 Quindi ma la Amelia è stato preso per darci una grandissima mano, perché siamo arrivati alcune volte con due portieri, siamo andati anche fuori casa con un 97, 98, non avevamo portieri. L'abbiamo preso e l'abbiamo preso per giocare, non l'abbiamo preso per fare da balia o da fare psicologo, l'abbiamo preso per giocare. Purtroppo è arrivato che non stava bene fisicamente, lo abbiamo riportato ai suoi livelli, sta bene, purtroppo la settimana scorsa ha avuto un problemino, come voi sapete, ma Jan sta facendo bene. Quindi, dov'è il problema? Io No, non no, vedo no, un no, problema. no, non è un problema. Lo sa perché non è una domanda maliziosa rispetto, diciamo, a un giocatore che è stato acquistato che dovrebbe giocare? È che si è sempre detto che a questa squadra mancasse un pochino di personalità, no? E magari l'esperienza di due giocatori che hanno un pedigree importante, come lo stesso Amelio, come lo stesso Mantovani, potrebbero alzare anche il livello di guardia, di attenzione della squadra in certi momenti, senza nulla togliere a Koprivec. Ma io sono d'accordo con voi, sono veramente d'accordo con voi che potranno alzare il livello di attenzione. Ma il problema è fisicamente, se Mantovani che fino adesso non è stato bene, potevo metterlo in campo anche se non stava bene. Abbiamo visto Egasi che ha fatto quattro partite e si è fatto male. Abbiamo visto Rizzo che ha fatto tre partite e si è fatto male. Cioè i ritmi della B sono alti. Se tu non giochi da tanto tempo, devi centellinarli. Poi vuoi una cosa, vuoi un altro, Mantovani non è stato mai disponibile. Adesso questa settimana ha fatto una settimana tipo, senza mai fermarsi, ci sta dando un segnale. Questo è il concetto. Ma non è che io non faccio giocare uno, non faccio giocare l'altro perché mi stanno sulle scatole o perché non li vedo. Assolutamente no. C'è una questione fisica che va vista, va valutata. Perché se io faccio giocare un giocatore, dopo una mezza partita, mezzo tempo, si stira, l'ho perso per 3 mesi, il campionato è finito. Non ha senso. Così come Baidan, che veniva da tanto tempo, lo stiamo centellinando. E così è, ma purtroppo cioè, questi giocatori non hanno giocato. Sono stati fermi chi 6 mesi, chi un anno e mezzo, chi. Cioè, ragazzi, è questa la verità. E quindi vanno costruiti piano piano, anche se in questo momento abbiamo bisogno. Però anche qui dobbiamo centellinare. Quindi non è l'autonomia, scusa, sul tema, non è un'autonomia di minuti, quindi il rischio è magari di Ma prevenire. guarda, guardiamo Egasi. Guardiamo Egasi. Ha fatto 3 partite, poi è saltato per la squalifica, è rientrato e ha avuto un problemino fisico al flessore. Perché? Ma perché Egasi era un anno che non giocava. È normale che stimolarlo, 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 se non sei pronto muscolarmente, la paghi. Lo stesso Rizzo, che poteva essere messo in un turnover, però non potevo fare un turnover totale, perché poi qui si apriva un caso per il turnover, a Frosinone. Quindi abbiamo rischiato, sono già 15 giorni che fermo. Cioè, molte volte l'allenatore deve fare alcune scelte dolorose, sapendo che può anche andare male, però bisogna farlo perché poi rischiamo di perderlo per mesi, un giocatore. La mia domanda non era tanto volta a capire chi gioca in porta, Ma io non ho problema a no, dirlo. però perdonami, mi interessa relativamente. La mia domanda era volta a capire come l'allenatore del Perugia rispondi ad eventuali tensioni che sono girate nell'aria questa settimana. La risposta l'ho avuta e sono Ma contento, guarda, grazie. l'allenatore del Perugia ormai ci ha fatto l'abitudine a queste tensioni. Sono 3 anni che viviamo di tensioni, quindi non mi meraviglio più di tanto. Quindi vado avanti per la mia strada, appunto. Poi, come si dice, chi mi ama mi segue. Però, mi perdoni, cioè, lei ha dato una spiegazione che è comprensibile, no? Cioè, con questa nostra insistenza nel sapere, lei ci ha spiegato una situazione che dall'esterno è difficile comprendere. Credo che i tifosi che la stanno ascoltando in questo momento capiscono anche le sue ragioni, tutto qua. Perché magari da parte nostra sicuramente no, da parte magari dell'opinione pubblica ci può essere il tentativo o il pensiero di pensare
non dico male, però pensare che magari dietro una scelta, invece così ce l'ha spiegata abbastanza bene, credo che. Ragazzi, io ho sempre fatto scelte in modo con molta tranquillità, in base a quello che vedo, quindi è normale che poi quando c'hai come primo anno, avevamo minutaggi e tutto quanto il resto, qualcosa bisognava rivedere, perché quando in C1 fai tanto minutaggio, oppure hai certe situazioni, di valorizzazione, è normale che tu devi valutare tante cose. Ma io quest'anno non ho nessuna valutazione, nessuna situazione strana, quindi valuto in modo tranquillo, come ho sempre fatto. Guardo la settimana e poi vedo in base a quello che mi hai dato la domenica, in base a come ti sei allenato l'altra settimana, e se mi fai vedere che ci vuoi essere, ci faccio essere. Ma se tu la settimana non la fai al 100% e vedi che ti stai adeguando alla situazione, cioè ti sta bene la panchina, ti sta bene che non giochi, mi avvantaggio il lavoro. Io la penso in questo modo. Chi gioca deve dare il 100%, chi non gioca deve fare il 200% per prendere il posto a chi gioca. Il mio ragionamento l'ho sempre fatto in questo modo, 2 anni e mezzo a questa parte, credo che qualcosa di buono abbiamo fatto, quindi. Hai parlato della difesa, hai parlato del centrocampo, in avanti c'hai scelte da fare o In avanti abbiamo 4 posti, come sempre, se Lanzafame lo posso utilizzare a centrocampo, ho 4 posti, Fabinho, Parigini, Falcinelli e Ademani. Quindi valuterò la coppia che mi può dare di più. mister? Vai, scusa. Ah, mister, volevo chiedere una cosa, sulla partita scorsa, ma no? Quella rimonta così, come la vedi assorbita, come sta vivendo la squadra questo clima un po' di tensione e se quella può essere una svolta, cioè aver avuto quella paura di pareggiare quella partita può aver ricaricato, essere stato un insegnamento anche per le prossime. Hai visto l'intervista di Goretti per la rimonta? No, vabbè, l'abbiamo visto la partita mister, c'è stato un quarto d'ora, un po' l'ha detto anche lei no, dopo in conferenza, che c'è stato un problema di, un po' di gestione a livello, c'è stata paura, c'è stato nervosismo, frenesia, però insomma era un peccato buttare una partita che Perugia vinceva 3-0, quindi è una cosa da limare, da migliorare no, per arrivare in fondo. Ma sicuramente che è da limare, perché sul 3-0 non puoi avere un calo di tensione così. La partita la devi portare in porto, anche perché non prendere gol è molto importante, anche per noi, visto che abbiamo presi tanti di gol. Quindi, però in quella situazione, fatti i cambi, sicuramente i cambi non sono arrivati con la mentalità giusta, non hanno portato quella mentalità giusta, si sono adagiati anche loro alla squadra e abbiamo sofferto contro una squadra che non aveva mai tirato in porta. Sicuramente è da migliorare perché così non si va avanti. Cioè la crescita è normale che ci deve essere nella gestione, anche perché, ripeto, eravamo una squadra che faceva più possesso palla, in una situazione del genere dovevamo fare solamente la gestione palla e non l'abbiamo fatto. Quindi c'è stato troppo rilassamento. Scampato pericolo per essere servito. Ma è servito sicuramente, ma abbiamo parlato martedì, che poi da qui a farne un caso mi sembra un po' troppo. Mister, a proposito della domanda fatta prima, ho notato, ho rivisto un po' i gol che ha preso in Perugia, ho visto anche, diciamo, lei, proprio nei momenti che hanno preceduto il gol sulla rimessa laterale, arrabbiarsi con un paio di giocatori per richiamarne una maggiore attenzione. Quindi questo credo che sia una cosa che lei ha notato subito nella partita, che in realtà poi si è verificata, e marcature poco larghe sulla rimessa laterale, pallone è andato in mezzo, c'è stato il gol. Vorrei chiedere, rispetto alla partita di Avellino, ci sono, cioè, chiaramente stiamo parlando del centrocampo, che è il reparto che ha, diciamo, forse in questo momento le maggiori difficoltà. Le vorrei chiedere, in un ruolo che è quello della mezzala ci sono dei giocatori che possono giocare in una maniera ed altri che possono giocare in un'altra, alcuni che possono andare dentro gli spazi, altri che magari giocano un pochino più in orizzontale e in fase di contenimento. Ecco, che tipo di partita lei vorrà? Cioè, vorrà un approccio aggressivo dalla squadra ad attaccare lo spazio, cioè anche guardando un po' le qualità dell'avversario, oppure magari una squadra che sappia più ragionare? Ma guarda,
Ripeto, andiamo a incontrare una squadra che gioca poco, che verticalizza tanto, tipo Frosinone. Quindi andare a crociare in avanti significherebbe, secondo me, buttare via energie, perché non, o vai coi tempi giusti per togliere il lancio lungo, oppure ti ritrovare in mezzo e fare da pendolo perché poi non hai i tempi giusti e si vanno a creare spazi enormi. Quindi secondo me l'attenzione qui, la squadra secondo me deve lavorare in modo compatto e decidere tutti insieme a un blocco se andarle a prendere alti oppure no. Quindi bisogna vedere un attimino di fare un centrocampo misto, secondo me, con chi attacca la profondità e chi ti dà tanta qualità. Quindi, anche perché la partita secondo me la dovremmo fare noi, io sono convinto. Perché loro in casa si scoprono tanto, ti lasciano tanto spazio perché attaccano in tanti e quindi noi dovremmo essere bravi a sbagliare il meno possibile e andare a prendere nei buchi che lasciamo. Grazie.